Buongiorno, ben ritrovato a Buongiorno Benessere con un'altra lezione sempre sull'attivazione della vitalità attraverso i muscoli dell'addome. Mi raccomando, focalizzati sempre sul tuo centro vitale sotto l'addome. Simbolicamente questo centro, che è un grande centro di forza nello yoga, ad esempio, è considerato il centro pranico, cioè il centro dove si focalizza la maggior parte dell'energia vitale del corpo. E quindi ovviamente è un centro importante, quello da cui avvengono ad esempio gli esercizi delle arti marziali che portano la forza anche verso le estremità. Partono sempre dal centro dell'addome. Quindi è l'atteggiamento mentale, la focalizzazione che ti porta a fare meglio i tuoi esercizi. Partendo da una posizione comoda, sciogli un attimino con micro movimenti di assestamento le tue spalle, anche il tuo collo, ovviamente facendo qualche piccolo movimento preparatorio, anche il rachide cervicale è molto importante per non creare tensioni nella parte alta. Dopo aver fatto alcuni respiri profondi, alcuni movimenti articolari morbidi, ti sciogli e ti riporti a terra. Andremo a fare quindi un'altra sessione di esercizi a terra, sempre adagiando una vertebra alla volta, avvicinando i talloni, allungando il collo. Allora, da qua abbassa sempre le tue spalle e porta i piedi leggermente più larghi rispetto alla larghezza delle tue anche. E andremo a fare una torsione che si chiama la torsione del coccodrillo, comunque una torsione morbida che porta le tue ginocchia ad andare a destra e a sinistra. Questa torsione la puoi eseguire in modo semplice, morbido, sentendo allungare gli psoas, sentendo proprio sciogliere l'articolazione dell'anca, ma la puoi fare anche con le braccia aperte oppure in modo un pochino più intenso con le mani sotto alla testa. In questo modo però solo se ti è comoda, senza intrecciare le mani, quindi appoggiandole semplicemente sotto alla testa e con i gomiti belli piatti per terra e le spalle sempre giù. Inspiri al centro, espiri di lato. La testa ovviamente di solito ruota leggermente dal lato opposto alle gambe, oppure può rimanere anche semplicemente al centro. Da questa posizione rimani con le tue ginocchia verso sinistra, rimani nella posa, senti lo psoas che si allunga, l'addome che rientra un po'. E mantenendo la tua posizione, sempre con le mani sotto la testa, inspiri e soffiando bene fuori tutta l'aria, sollevi anche di poco le tue spalle. Quindi attivi anche l'area obliqua dell'addome. Inspiri al centro, soffi leggermente verso l'alto, senza esagerare, anche salendo poco poco. Quando sei al massimo della contrazione, tieni un istante la posizione, una decina di volte per lato, quindi da un lato e poi dall'altro, portando le ginocchia dall'altro lato, inspiri, espirando, premi sempre all'interno l'ombelico e sali con le tue spalle, soffia fuori tutta l'aria, rimani proprio un istante a polmoni vuoti e di nuovo inspiri. E dopodiché ritorni al centro e questa volta avvicini i tuoi piedi, ti porti con le gambe nella posizione della farfalla con le anche aperte. Ovviamente cerca di trovare la tua posa comoda e cerca prima di basculare un po' il tuo bacino sentendo la schiena che si adagia a terra. Ovviamente per adagiare la schiena parti sempre dalla focalizzazione sull'addome, quindi l'addome preme all'interno, la schiena si adagia a terra. E questa volta andrai ad aggiungere, attacco la schiena a terra, sollevo le spalle, inspirando, relax, soffio, sollevo, inspiro, rilasso. Sempre spalle giù, sempre
sempre una decina di ripetizioni, sempre circa, quindi in base al tuo sentire. Quindi se hai voglia di continuare ancora un po' e ti senti proprio bene nella tua posizione, puoi farne altre. E alla fine, sempre stendendo bene il collo, allunghi anche le braccia e scivoli con una gamba e con l'altra in avanti, allungandoti nelle due opposte direzioni, come se ti tirassero dai talloni e dalle mani. E da questa posizione premi sempre l'interno l'ombelico ed espirando ti abbracci un ginocchio al petto, inspirando tieni sempre l'addome, allungati piano piano nelle opposte direzioni, espirando cambio. Cerca di mantenere le anche allineate, quindi non lasciare cadere i piedi all'esterno, ma tienili sempre un po' puntati verso il cielo. Senti bene l'allungamento in attivazione dell'addome, quindi mentre ti allunghi, premi sempre all'interno l'ombelico. Gli ultimi due. E quando riabbraccerai le tue ginocchia al petto, afferrane uno e poi l'altro, quindi uno alla volta. E alla fine ruota un pochettino le tue anche, lasciando che si sciolgano un po' anche le articolazioni e la zona lombosacrale, il bacino, tutto il corpo in realtà. Quindi vai proprio a fare un piccolo rilassamento e in un senso e nell'altro, quindi mobilizzando anche le articolazioni, sciogliendole un po'. E da qua appoggiando un piede e poi l'altro a terra. Adagia ancora le mani sotto la nuca, le spalle bene abbassate e questa volta sollevi una spalla e contemporaneamente la gamba come se volessi portare il gomito all'esterno del ginocchio opposto. L'inspiro ti riporta al centro, l'espirazione dall'altro lato. Oggi stiamo lavorando abbastanza oltre, sempre al trasverso, quindi focalizzati sempre sul premere l'ombelico all'interno. Stiamo andando a lavorare anche i muscoli obliqui, ovviamente, quindi quelli laterali dell'addome, che ti aiutano a far assumere al tuo addome una bella forma, snella e felice. E ancora qualche volta, soffia fuori bene e ritorna. Questo esercizio mette in movimento tanta energia proprio, quindi ti aiuta. Ovviamente ci sono alcune varianti che andremo poi a fare le prossime volte. Intanto focalizzati bene sul premere l'ombelico all'interno e lo sentirai come a strizzare l'addome di lato. E alla fine ritorna, rilassa le braccia, solleva il bacino come a rilasciare un pochino l'addome, scuotendo appena un po' il coccige, facendo qualche bel respiro. Fino a riadagiare la schiena a terra, riabbracciarti le ginocchia, andiamo a fare un modo per tornare a sedere ancora diverso da quello dal lato e dalla posizione della leva, che è il movimento del dondolo. Ovviamente ognuno dovrà trovare la sua modalità, quindi senti qual è quella migliore per te. Sempre parti con le spalle sollevate e come nell'altalena, come quando ti spingi nel dondolo, ti dondoli un pochettino mantenendo la forma di una palla, quindi la schiena sempre bella rotonda. E alla fine ritorni a sedere e ti senti già pronto per affrontare il resto di questa meravigliosa giornata.